Ladies and gentlemen, Margot! Margot, saluta le dade. Ciao dade, ciao dadone, ciao! Belle donne, buongiorno! Ho di primavera, un po' di prodotti make-up nuovi che ho acquistato in questi giorni selezionando dalle novità delle varie collezioni che sono uscite in questo periodo. L'obiettivo mio era di comprare pochi prodotti ma buoni e mirati ad essere i miei prodotti trucco base per l'estate che sta arrivando. Ma prima non dimenticate di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto e se vi è stato utile e naturalmente anche di iscrivervi al canale. Così sarete avvisate tutte le volte che faccio uscire un video nuovo tramite l'attivazione del campanello vicino al tasto iscriviti. Potrete ricevere i miei PDF gratuiti con le guide shopping e naturalmente mi potrete sostenere e aiutarmi a far crescere questo canale. Allora, da Coin c'era questa promozione particolare dedicata al settore beauty e make-up e quasi tutti i marchi aderivano. E quindi io mi sono fiondata e ho trovato delle cose interessanti nel corner della Urban Decay. Urban Decay non ha aperto da tantissimo, diciamo che c'è da quest'inverno, Natale, una cosa del genere, e ha un corner molto grande, molto ben fornito, c'è assolutamente tutto. Le ragazze sono carinissime e ti spiegano, ti raccontano, ti fanno provare, eccetera, quindi è proprio una bella esperienza, un'esperienza molto piacevole. Allora, sono arrivate recentissimamente, forse da una settimana neanche, due palette nuove e io le ho subito volute acquistare perché secondo me erano toste. La prima è la Naked Petite Hit. Avete già visto queste due palette se mi seguite su Instagram perché le ho utilizzate. Un campanello, i cani, aiuto, arrivo! Eccomi, era ovviamente il corriere, perché figuriamoci se non arriva mentre sto facendo un video, ma è già una bella cosa che mi abbia trovato in casa. Allora, Naked It, la nuova nata palettina occhi piccolina in casa Urban Decay, sulla falsariga delle altre Basic, però questa volta è, diciamo, una selezione di colori ispirati alla Naked It, quella grande, quindi tutti molto caldi, molto aranciati, molto colori della terra, eccetera, e diciamo un concentrato di queste tonalità, ovviamente nel formato che già conosciamo, quindi piccola, compatta, molto facile da portare con sé, molto resistente perché il packaging è una bella plastica tosta e ha questa particolarità appunto della decorazione con tutte le tonalità calde qui nel coperchio. Allora, i colori sono questi. Sono tutti opachi, tranne questo panna che invece è un po' più satinato, un po' più luminoso, ma neanche tanto. Li sto indossando tutti, veramente tutti, li ho usati tutti, ma del resto non è poi così difficile, sono sei. Vabbè, c'è chi dice io più di due colori non ce la faccio, e capisco, è la mattina presto, quando si esce per andare a lavorare, due, tre colori e ringraziamo. Però oggi avevo un po' di tempo, ho deciso di provarli tutti e comunque il risultato non mi dispiace affatto ed è effettivamente una palettina che mi dà la possibilità di utilizzare volendo solo questa come colori occhi, mi fa proprio il trucco completo. Quindi questo credo che sia un'ottima caratteristica, soprattutto se c'è da andare in vacanza e lo sappiamo già, se poi prendiamo l'aereo, il peso delle valigie, bisogna stare attenti, se superi, se no, paghi, eccetera. Quindi anche il make-up che ci portiamo dietro, se ce lo portiamo dietro, deve avere una certa razionalizzazione, se no poi sforiamo col peso, come faccio sempre io, e mio marito mi fa un culo così. Ma 100 euro in più di bagaglio per colpa di tutti i tuoi bagagli di trucchi. E ha ragione. Comunque, colori. Allora, abbiamo un bordeaux scuro scuro, un marrone bruciato rossiccio molto caldo, un bel arancio intenso, furente, anzi infuocato, poi abbiamo un marrone caldo opaco, un beige che è perfetto per la piega dell'occhio, opaco e molto leggero, e questo panna che è un bel satinato non eccessivo
che quindi va bene sia da mettere nell'arcata sopraccigliare che nell'angolo interno per creare i punti luce. L'ho utilizzato anche come punto luce, semplicemente con le dita, al centro della palpebra, una volta finito l'occhio, giusto perché, essendo tutte tinte opache, volevo dare un minimo di pop, un po' di luminosità. Vi avverto subito, quando lo utilizzate così come ho fatto io, sopra il trucco già fatto, all'inizio sembra un po' una macchia, non è bellissimo. Dategli 10 minuti per riprendersi, perché man mano che si va a fondere con gli altri colori e che il calore della pelle gli dà questa possibilità, lui si sistema, si assesta da solo e, come vedete, non è affatto una macchia, è semplicemente un pelo di luminosità in più nella zona dove l'ho applicato. Però appena messo sembrava un po' una macchiolina bianca, ma vi assicuro va via questo effetto, si fonde bene e dopo mi sembra molto bellino. Questi sono gli swatch, come vedete pigmentazione altissima, soprattutto per questi colori qua. Ovviamente il beige e il panna sono molto più chiari, ma per fare il loro lavoro devono essere più chiari e meno visibili. Poi chiaramente dipende anche dalle luci, dal video, voi sapete bene che il video sfalsa un po', però sulla pigmentazione di questi colori qua assolutamente, cioè, è così come la vedete, cioè bella tosta, molto omogenei, molto coprenti, sfumabilissimi, quindi secondo me è proprio una palette di grandissima qualità, come del resto lo sono sempre le palette di Urban Decay, però questa secondo me è veramente un gioiellino. Allora, io adesso vi lascio un clippino veloce dell'applicazione di tutti e 6 i colori. Lo faccio molto velocizzato, molto stringato, perché ovviamente non voglio che vi addormentate, non vi voglio annoiare, però almeno vedete come li ho distribuiti utilizzandoli proprio tutti e 6 per fare un trucco completo. La base occhi è il Primer Potion di Urban Decay nel colore Caffeine. Nella piega dell'occhio sfumo il beige chiaro Vibrate. E sopra Vibrate stendo il marrone caldo Hot Spell. Su tutta la palpebra mobile stendo l'arancio intenso Wild Thing. E per definire l'angolo esterno e la palpebra inferiore uso il marrone bruciato Heist. Per dare ancora più profondità e definizione allo sguardo, sfumo questo bellissimo bordo scuro che si chiama Strike lungo la piega dell'occhio e nell'angolo esterno. Con il panna satinato Inhale vado a creare i punti luce sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno dell'occhio. Nuovo, a mio avviso strepitoso, appena uscito dagli Urban Decay, è questa palette viso che si chiama Sin Afterglow Palette. Questo è il packaging esterno, scatolina di cartone con tutti i disegnini, fucsia, eccetera. Dietro abbiamo il disegno delle tonalità contenute con i loro nomi, non vi sto a tediare raccontandoveli tutti. Questo è l'interno, che è esattamente identico all'esterno ed è in un bel cartone pressato resistente. Naturalmente questa, se la portate in viaggio, abbiate l'accortezza di chiuderla. Io le chiudo sempre con lo scotch, quello da imbianchino, quello rimuovibile, però gli faccio un paio di giri intorno di modo che non rischio che magari in valigia o dentro il beauty si possano aprire, perché poi dopo sapete già che succede un disastro. Allora, all'interno è fatta così, c'è lo specchio, io non ho ancora tolto, l'ho tolta la pellicola protettiva, ma è ovviamente già lurido. Comunque, questi sono i colori contenuti all'interno. Abbiamo una colorazione più opaca, che è quella che ho utilizzato per fare il contouring, ed è un marroncino medio, non saprei dire se è neutro, forse è un po' più tendente al caldo, però non è assolutamente aranciato, è un bel punto di marrone opaco che secondo me sta bene un po' a tutte le carnagioni. Poi abbiamo due blush, uno più corallo e anche leggermente brillante,
l'altro più rosa freddo, un po' più opaco, e ho scelto di indossare quello perché mi piace il contrasto dei colori caldi sugli occhi con un colore un po' più freddo sulle guance. E poi abbiamo i tre illuminanti. Questo è decisamente marroncino e io lo sto usando anche come ombretto perché sugli occhi è stupendo. Questa è una tonalità più sul pesca e sicuramente sta bene utilizzato come illuminante quando siete più abbronzate, quindi non è il mio caso, ma io lo utilizzo anche questo sugli occhi perché per me è come se fosse un ombretto leggero, giusto per dare un po' di visibilità all'occhio quando ho fretta, quando voglio un qualcosa di leggero, un po' di colore e basta, e poi scappo via, mascara e via. E questo è proprio un vero illuminante per mettere in risalto i punti alti del viso, che appunto oggi ho indossato in questo modo, cioè sugli zigomi, sul dorso del naso, nell'arco di Cupido, e quindi diciamo per fare i punti luce del viso. Questo è lo swatch della Terra per Contouring e dei due blush. Questo è il rosa più freddo e più opaco e questo è il rosa più pesca, più corallo e leggermente più luminoso. Da quest'altra parte invece ci sono i tre illuminanti, quindi questo è quello chiaro che ho utilizzato qui sugli zigomi, questo è quello color pesca che al momento non ho ancora usato se non come ombretto e questo è quello più marroncino che sto usando proprio come ombretto. La pigmentazione è decisamente buona, la sfumabilità è ottima, cioè proprio bastano poche passate di pennello e poi hanno sì una bella intensità di colore, però sono molto modulabili, quindi si possono stratificare. All'inizio non hanno una scrivenza pazzesca, proprio perché ti danno la possibilità di cominciare con poco prodotto e poi di aumentare l'intensità finché non si raggiunge appunto il tipo di trucco che vogliamo ottenere. Quindi secondo me questa è una caratteristica ottima per quanto riguarda una palette viso e devo dire che sono molto contenta di averla comprata, perché io sono sicura che questa me la porto avanti mesi e mesi, perché in realtà non è solo una palette dai toni estivi primaverili, sono colori che secondo me si possono usare un po' sempre. E poi c'è appunto questa bellissima possibilità di usare questi ultimi due come ombretti, che secondo me veramente sugli occhi rendono tantissimo. Comunque anche di questo qui vi lascio una mini clip veloce 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 con l'applicazione dei prodotti viso. Per definire lo zigomo e scolpire il viso uso Paranoid. Sulle guance invece applico il blush rosa più freddo Kiss Off. E per creare i punti luce uso Sin, che è anche il colore che dà il nome alla palette. Ultimi prodotti, stavolta invece da Sephora. Allora, come non andare a vedere la nuova collezione di Rihanna, la Fenty Beauty, che è approdata in Italia ed è disponibile in tutti i Sephora. Udite, udite, anche in quello di Casalecchio. Oh, finalmente ci hanno un po' iniziato a considerare, anche perché, voglio dire, è un negozio bellissimo, le ragazze sono bravissime. Io ce l'ho anche vicino a casa, cioè, voglio dire. Quindi io sono andata, ho dato un'occhiata, così, a livello di panoramica, ho visto delle cose interessanti di Fenty Beauty, ne ho comprata una sola, però penso che ci tornerò e che acquisterò anche altro. Al momento io mi sono lasciata conquistare dal Gloss Bomb, prodotto super recensito, super chiacchierato, super richiesto, è il gloss che tutte adorano. E effettivamente è un prodotto notevole. Innanzitutto è molto luminoso, molto glitterato, non è pesante, non appiccica sulle labbra, ma appiccica sulla mano quando fate lo swatch, quindi attenzione, non lasciatevi ingannare da questa cosa. È un colore neutro che sta bene a tutte, a chi ha le labbra molto pigmentate, a chi le ha poco pigmentate, ai coloriti scuri, ai coloriti chiari, cioè secondo me in questo prodotto sono riusciti veramente a fare una roba tosta. Quindi adesso vi faccio vedere lo swatch. Innanzitutto, ah giusto, applicatore bello grosso
che permette di disegnare bene le labbra, ma ovviamente essendo un gloss non richiede una precisione estrema. Basta anche darlo, non so, al centro delle labbra per dare un tocco di luminosità, oppure utilizzato come top coat sopra una matita o un rossetto opachi. Quindi diciamo che ha più possibilità di applicazione. Io adesso lo sto indossando sopra una matita nude, un nude veramente nude, esattamente identica alla mia pigmentazione. Se n'è un po' andato, perché comunque va riapplicato nel corso della giornata, perché un pochino, parlando, bevendo eccetera, perde luminosità, però è veramente bello, cioè dà una bella luminosità alle labbra, fa vedere che siete truccate ma non avete quelle bocche sparate in primo piano che non sempre piacciono, o che comunque quando magari il trucco degli occhi è intenso è meglio che non siano troppo messe in risalto. Comunque questo è lo swatch, come vedete il colore è un rosa caramello, è proprio un bel nude, un nude perfetto. In questa parte l'ho lasciato più pesante e quindi si vede di più il colore, qui l'ho sfumato di più e quindi è più leggero, è anche abbastanza modulabile, per cui insomma io credo che sia un bel gloss, soprattutto un prodotto perfetto per l'estate, quando magari abbiamo poca voglia di truccarci e quindi un po' di mascara, un po' di blush, un bel gloss e siamo già a posto, perché magari voi che vi abbronzate avete già una bella pelle scura eccetera. Io rimarrò bianca, ma comunque lo utilizzerò lo stesso perché mi piace veramente un sacco. È molto dolce come sapore, non è di quei gloss che sanno di menta di qua, di là, di su, di giù, è proprio dolce, sembra che ci sia dentro del miele, la sensazione, l'odore, il sapore è un po' quello, ha una bella quantità di glitter e si applica direi con una certa facilità. Anche di questo vi lascio una brevissima clip. Per contornare e riempire le labbra ho usato la matita di Urban Decay 24/7 Glide On Lip Pencil nel colore Broken e sopra naturalmente Gloss Bomb. Ultimissimo acquisto per il look estivo beauty è stato questo smalto di Dior, è un'edizione limitata, fa parte delle nuove uscite per l'estate che comprendono appunto i nuovi gloss, i nuovi rossetti liquidi che sono bellissimi, io li ho swatchati tutti, li ho guardati eccetera, sono veramente stupendi e c'è l'imbarazzo della scelta per i colori, alcuni sono proprio molto strong, altri sono più leggeri, comunque insomma sono molto belli e non escludo in un futuro, però al momento io stavo cercando un bello smalto in un bel color corallo che non fosse da vecchia, perché spesso quando vai a cercare uno smalto corallo ti vengono fuori quelle tonalità da zia Pina in vacanza a Bellaria, cioè quelle cose proprio che mi ricordano le mie zie dell'infanzia e io preferirei evitare, ma questo secondo me è un colore meraviglioso. Allora il numero è, se addio, ecco 456, sono riuscita a leggerlo, il numero è il 456 ed è appunto in edizione limitata, lo sto indossando adesso, la telecamera secondo me non gli rende giustizia perché dal vivo è un po' più bello, non è troppo sparato, è un corallo rosato, non saprei neanche io come dire, non lo so, è... Con i colori Dior io di solito vado molto a istinto, cioè lo vedo è lui, anche perché non ne compro più tantissimi perché sono piuttosto costosi e quindi ne compro uno ogni tanto solo quando vedo che effettivamente è un colore che mi piace un sacco e che lo utilizzerò a raffica fino proprio a finire la boccetta, per cui insomma spendo ma utilizzo tanto e sfrutto, ammortizzo il costo diciamo così. Per cui niente, questo è il 456 della nuova collezione in edizione limitata per l'estate di Dior. Fuoco! Vai a... Ciao! Vai a fuoco! Deciditi! Oh madonna, sta telecamera! Oh, ci siamo! Allora, belle donne, ho esaurito ovviamente il budget mensile per il beauty e il make-up, quindi adesso per un po' bisogna che me ne sto buonina. Ma prima di salutarvi... Volevo farvi vedere questa blusa e volevo darvi appunto un piccolo assaggio del video sulla moda francese che è sempre lì in progettazione, che ci aggiungo, faccio, brigo, scrivo,
ma che presto finalmente sarà online. Penso a maggio, ma non mi voglio allargare troppo con le promesse perché voglio essere sicura di poterle mantenere. Comunque, questa è una blusa di un marchio francese che mi sta piaccendo molto, che si chiama Anjouraie, un marchio di Parigi che fa cose molto eleganti, molto adatte anche alle cerimonie. È una blusa con la manica che arriva quasi al gomito, la balza della manica è tagliata a ruota, quindi ha questo motivo fatto così. La base della fantasia è un azzurro stupendo, quel bel azzurro cielo d'agosto, un po' freddo, con una punta di viola nella base, e ha questi fiori che sono sviluppati in delle tonalità di colore fra il bordeaux, il rosso, il bianco e il nero. E che dire, lo sapete, io adoro le fantasie a fiori e quindi ho deciso di acquistarla e mi sta piacendo veramente tantissimo. Prossimamente nel mio video sulla moda francese vi parlerò in maniera più dettagliata di questo marchio e ne approfitterò proprio per farvi vedere alcune soluzioni adattissime a una cerimonia. Come sapete nel video scorso, che vi lascio qua sopra nelle schede, vi ho parlato di come ci si veste a una cerimonia, ma voglio anche darvi proprio una presentazione dal vivo di capi da cerimonia indossati da me, e saranno capi Anjouraie. Bimbe, grazie per aver guardato questo video, noi ci vediamo sicuramente al prossimo e nel frattempo un bacione.